Ciao ragazzi! Quello della reincarnazione è un tema che affascina l'umanità da tempo immemorabile. Ve ne ho parlato diverse volte sul canale e ogni storia legata ad una reincarnazione ha un qualcosa di magico. Quella di oggi però, in un certo senso, le supera tutte. Nel corso dei secoli i filosofi e i pensatori di tutto il mondo hanno cercato di rispondere alla fatidica domanda: cosa ci aspetta dopo la morte? L'idea che la nostra anima torni in vita nel corpo di un'altra creatura vivente è ricorrente in parecchie religioni. Ma tralasciando la mitologia e la leggenda, dal punto di vista scientifico sono stati presi in esame diverse volte presunti casi di reincarnazione, la maggior parte dei quali presentavano circostanze talmente ambigue da rendere difficile accettarli come un dato di fatto. Ci sono anche stati casi, però, in cui tutte le prove erano così convincenti che non si è potuto far altro che accettare questa possibilità. Il caso di cui vi parlerò oggi fonda il mistero della reincarnazione con le vestigia di un'epoca perduta, una terra lontana e antichi tesori. Ecco quindi Dorothy Eddy, il caso di reincarnazione più incredibile della storia. Dorothy Louise Eddy nacque nel 1904 a Blackheath, nella periferia di Londra. Ebbe un'infanzia normale, con dei genitori amorevoli che mantenevano uno stile di vita dignitoso. All'età di 3 anni, però, la vita di Dorothy cambiò per sempre. Mentre giocava nelle scale del palazzo, la bambina scivolò e cadde battendo pesantemente la testa. Quando i genitori accorsero sul posto, attirati dal tonfo, trovarono Dorothy accasciata in fondo alle scale e, sebbene non avesse riportato ferite evidenti, già non respirava più. Il medico che arrivò poco dopo non poté far altro che constatarne il decesso e la famiglia Eddy riportò il corpicino della bambina in casa, preparandosi a organizzare il funerale. Il medico uscì in cerca di un'infermiera che lo aiutasse a preparare la salma e, quando poche ore dopo ritornò nell'abitazione degli Eddy, Dorothy fu trovata seduta sul suo letto, viva e piena di energie, come se nulla di terribile le fosse successo. I genitori e il medico tirarono un sospiro di sollievo, pensando che potesse essersi trattato di un caso di morte apparente. Tuttavia, nel giro di poco tempo, dopo questa tremenda disavventura, Dorothy iniziò a manifestare uno strano comportamento. Quella che fino ai 3 anni era stata una bambina socievole, giocosa, era diventata improvvisamente introversa, eccessivamente nervosa, irritabile. Spesso si nascondeva sotto il letto o dietro i mobili, mostrando un'ingiustificata paura nei confronti delle cose più ordinarie della vita. Poi iniziò a dire cose sempre più bizzarre. Chiedeva ai suoi genitori di riportarla a casa, affermando che quella in cui si trovava non fosse davvero la sua dimora. Appariva meravigliata o addirittura sconcertata quando si trovava davanti a oggetti comuni nella vita di tutti i giorni, gli stessi oggetti verso i quali, prima di morire, aveva mostrato un particolare attaccamento. I genitori di Dorothy non sapevano più come gestire la sua scontrosità e il suo distacco, specialmente quando la bambina si svegliava nel cuore della notte in preda al terrore causato dai sogni, in cui affermava di vedere antiche costruzioni circondate da maestose colonne. Un giorno, in particolare, mentre sfogliava un libro illustrato per bambini, il suo sguardo cadde su una raffigurazione dell'antico Egitto, che la lasciò esterrefatta. Mentre fissava quella figura, Dorothy non faceva che ripetere che quella era casa sua, provocando un'enorme perplessità nei suoi genitori. Qualcosa di simile, ma in maniera molto più agghiacciante, si ripeté quando Dorothy andò assieme ai genitori a visitare il British Museum di Londra. Gironzolando all'interno del museo, la famiglia arrivò nella sezione dedicata all'antico Egitto, piena di manufatti, mummie e magnifiche statue che rappresentavano gli antichi dei egiziani. Non appena Dorothy mise piede in quella stanza, i suoi occhi si illuminarono, corse davanti alle statue degli dei e si inchinò con riverenza, baciandone i piedi. Davanti alle foto delle rovine del tempio di Seti I, padre di Ramses il Grande, Dorothy proclamò
che era proprio quella la sua casa. Affermò anche di conoscere Seti primo di persona, definendolo un benevolo anziano signore. In pochi minuti, Dorothy sembrava aver ripreso energia, girando affascinata da un angolo all'altro della sala, ammirando ogni singolo reperto. A un certo punto, iniziò a recitare ad alta voce una strana litania in una lingua sconosciuta, che nessuno riusciva a interpretare. Quando arrivò il momento di andare via, i genitori fecero un'enorme fatica a convincerla ad uscire dalla sala, mentre Dorothy non faceva che opporsi, dicendo di voler rimanere tra la sua gente. Ma quella fatidica gita al museo fu solo l'inizio di un misterioso percorso. Dorothy fu rimproverata dall'insegnante del catechismo quando affermò che in fondo il cristianesimo era molto simile alla religione degli antichi egizi, ed episodi simili si riproposero talmente spesso che alla fine l'insegnante chiese ai genitori di Dorothy di sospenderla dal catechismo, perché il suo atteggiamento turbava gli altri bambini. Nel corso degli anni, Dorothy si recò molto spesso al British Museum per pregare davanti ai reperti egizi e intraprese un percorso di studi sui caratteri geroglifici, riuscendo a tradurre simboli che altri studiosi avevano impiegato anni a decifrare. Com'era possibile che una ragazzina che si interessava ai geroglifici solo per passione potesse comprendere quei complicati simboli? La criptica risposta di Dorothy fu che stava semplicemente richiamando alla memoria un linguaggio che già conosceva e che aveva a lungo dimenticato. Verso i 15 anni di età, mentre continuava a dedicarsi incessantemente allo studio dell'antico Egitto, Dorothy affermò che uno spirito chiamato Horra le aveva rivelato in sogno che lei era la reincarnazione di una donna di nome Bentresit, antica sacerdotessa del tempio di Seti I ad Abydos, nell'Alto Egitto. Stando a quanto detto da Dorothy, Horra tornò a trovarla in sogno numerose volte per raccontarle la storia della sua vita precedente. A testimonianza di quei sogni incredibilmente lucidi, Dorothy prese l'abitudine di trascrivere tutto in un diario. Nel giro di qualche mese aveva riempito 70 pagine di memorie, scritte interamente in geroglifici egizi. Le visite dello spirito Horra causarono a Dorothy molti disagi, incubi e sonnambulismo, ma lei proseguì con la sua vita in modo tutto sommato normale. Iniziò a studiare alla scuola d'arte di Plymouth, visitò antiche rovine e siti archeologici inglesi e si interessò anche di politica. Poi conobbe uno studente egiziano, Eman Abdel Meguid, di cui si innamorò e che finì per sposare. Finalmente, nel 1931, il suo desiderio più grande poté essere esaudito. Si sarebbe trasferita in Egitto col marito. Si dice che non appena mise piede lì, Dorothy si inginocchiò e baciò il suolo, ringraziando gli dèi di essere finalmente a casa. Nonostante non possedesse una specifica formazione professionale in merito all'archeologia, la sua esperienza e le sue straordinarie capacità le permisero di ottenere un lavoro presso il Dipartimento di Antichità di Giza. Dorothy Eady fu la prima donna a occupare un ruolo di questo genere, diventando uno dei maggiori esperti di archeologia ed egittologia. Tuttavia, i suoi bizzarri comportamenti non cessarono mai del tutto. A volte passava notti intere a girovagare all'interno della grande piramide di Giza, intonando canti e preghiere, organizzando strani rituali e offrendo sacrifici al dio Horus. Più tardi si trasferì ad Abydos, il luogo in cui aveva trascorso la sua vita precedente. Iniziò a collaborare alle traduzioni delle iscrizioni rinvenute nel tempio di Set I. Negli anni 60 fu autrice di numerosi articoli e saggi sulla medicina, le tradizioni, il folklore e le pratiche religiose degli antichi egizi. Un giorno indicò agli archeologi un preciso punto in cui scavare, dicendo di ricordare che lì ci fosse un giardino in epoche passate. Gli scavi portarono effettivamente alla luce gli antichi giardini che un tempo circondavano il Tempio di Seti, di cui nessuno aveva sospettato l'esistenza fino a quel momento. In diverse altre occasioni, Dorothy riconobbe le storie raccontate su antichi papiri religiosi, prima ancora di leggerne il contenuto, e localizzò rovine, camere segrete sotterranee e manufatti sepolti dal deserto,
che nessuno si aspettava di trovare. Anche la spedizione guidata dal noto archeologo Nicholas Reeves, che nel 1998 permise di trovare le camere segrete vicino alla tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re, si basava sulle indicazioni fornite da Dorothy negli anni 70, quando aveva affermato con certezza che in quel luogo si trovasse la tomba perduta di Nefertiti. Oltre a ciò, secondo gli abitanti del luogo, Dorothy era in grado di incantare i cobra e di guarire se stessa e gli altri da numerosi disturbi, artrite, appendicite, disturbi della vista e della respirazione, attraverso l'utilizzo di acque curative e formule rituali contenute nei testi antichi. Che le sue capacità fossero dovute alla reincarnazione di una sacerdotessa dell'antico Egitto, o una radicata passione per lo studio di quel culto, nessuno metteva in dubbio la buona fede di Dorothy. Era una delle più eccezionali e rispettate autorità nel campo dell'egittologia, che impressionò archeologi di fama mondiale con le sue conoscenze. Dorothy lavorò per il Dipartimento di Antichità fino al 1969, anno del suo pensionamento, ma continuò occasionalmente a fare da guida turistica all'interno del Tempio di Seti I, ammagliando i turisti con i suoi racconti fino alla morte, avvenuta nel 1981. Negli ultimi decenni sono state avanzate diverse ipotesi su come fosse riuscita, senza una preparazione professionale, a conoscere così tanti dettagli su un'epoca lontanissima e su una cultura che, nonostante tutte le moderne ricerche, ancora serba dei segreti. Chi era davvero Dorothy Eddy? Poteva realmente essere la reincarnazione di un'antica sacerdotessa? O le sue abilità erano solo il frutto di anni di studio solitari e di una mente arguta? Sia come sia, quel che è certo è che Dorothy Eddy ha dato un contributo di incommensurabile valore, dedicando alla ricerca e all'archeologia tutta la propria vita. La sua reale identità rimane tuttora un enigma, lasciando risolto uno dei più inspiegabili e controversi casi di reincarnazione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.